entri in una galleria, vedi tanti quadri, chissà perché, sei entrati tu e il tuo amico, no? Lui è andato da una parte, tu sei andato dall'altra. E allora lì c'è quel pensiero che uno ha, che ormai l'ha organizzato nei vari stili, e ha fatto sì che tu fossi attratto da una costruzione geometrica, il tuo amico invece da una morbidezza, diciamo, di linee, capisci, una sinfonia di linee, perché il pittore, per fare il pittore, deve fare una scelta, e tu mi insegni che la prima scelta che fa un pittore è astratto o figurativo, no? Astratto o figurativo, quella è una scelta che fa. Poi deve dare a questa scelta una specie di stile, no? No? Questo stile. E questo stile può essere no, di forza, di poesia, musicale, quello che può essere, no? Ma deve sempre tener conto che ha a che fare con la pennellata e con il segno. Quindi il segno incomincia a venire fuori e avere un'importanza enorme, enorme, no? Finché arriva a quel mistero, no? A quel mistero che durerà tutta la vita. E tu ti chiederai, ma perché mi piace questo quadro? Da che sono nato mi è piaciuto sempre, no? E quello è quella cosa che ti ha attratto anche nella galleria. Tuo amico è andato da una parte o dall'altra. Poi vi siete ritrovati, avete fatto le vostre considerazioni. Ma è quel mistero lì che ti fa amare l'opera d'arte, capisci? Se non ci fosse quel mistero lì, l'opera, tu la guarderesti come le opere dell'arte contemporanea, no? Che sono delle grandi trovate, o piccole trovate, e le quali tu la guardi e ti chiedi, è bella, oh che bella che ora cosa, ma è finito tutto lì. Non è il mistero che dura, perché tu devi sapere che l'informale, quello che chiamavano informale, che è nato in Francia prima, 10 anni prima di noi, facevano già le mostre in Francia, è una, non, è, non vuol dire che le cose siano informali, che non abbiano forma, ma che assumano una forma che è quel mistero di cui ti parlavo. Quindi una forma astratta, indubbiamente, no? Ma una forma della materia, voglio dire, non soltanto una forma disegnata. E tu pensa ai pittori informali come Debuffet, come De Kooning e via di seguito, no? Americani, soprattutto gli americani, no? Avevano portato avanti questo argomento. Noi, che siamo sempre quelli che diciamo di arrivare primi, l'abbiamo ripresi dopo parecchi anni, no? Devo dirti una cosa. Anch'io ero passato dal realismo, diciamo, dal realismo, mi interessava più che il realismo, mi interessava la forza che c'era in quel quadro. Ad esempio, da giovane io amavo disegnare i cavalli. I cavalli allora, quando ero giovane, giravano ancora per le vie di Torino di cavalli con il carretto dietro e dei bestioni che erano forza, violenza, e lo vedevi come faceva la sua fatica a tenerlo, no? A me piaceva rappresentare quello, però non ero capace, e allora diventavano un po' dei bambocci quei cavalli lì, no? Andando avanti ho cercato di leggere meglio la forma, no? E di, soprattutto, di non dimenticare quello che io avevo tentato di fare, capisci? Quel segno, no? Quel segno che mi dava il senso della forza, no? Il senso della forza. Ecco, posso parlarti ancora? Perché
parlarti di un quadro, sai, il quadro è un evento finale che ti accoglie tutto, no? E non puoi star lì a leggerlo come lo leggevano una volta, perché rappresentavano degli uomini veri, no? Il Doge, l'altro personaggio che nelle strade di Venezia o di Firenze viaggiavano, capisci? E allora c'era proprio anche l'idea di Rembrandt nel suo quadro importante, che era la Ronda di Notte, no? Che era della nostra, no? Ha rappresentato nei personaggi tutti i personaggi più importanti olandesi, no? Facendo dei ritratti a memoria, tu pensa l'abilità che avevano e il ricordo formale che avevano. Noi ormai abbiamo perso tutto, perché abbiamo perso il mestiere. Non abbiamo più il mestiere del pittore, è un mestiere che ci siamo dati noi, capisci? E noi abbiamo adattato la nostra vita a quel mestiere lì, no? Allora, io prenderei uno dei miei ultimi lavori, invece di andare indietro e cercare il quadro che non c'è davanti, delle mie ultimi lavori che hanno questo interesse, di stare nel rapporto tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e la natura. E allora cosa vuol dire? Che io prendo nella natura, quello, se voglio un elemento verticale, può essere una pianta, può essere un tronco, può essere una radice, può essere qualcosa di... Se invece mi interessa, no? Mi interessa invece del prato verde, io avvicino il prato verde a un elemento, un capitello per dire. Un capitello che sia un elemento fatto dall'uomo, ovvero l'opera dell'uomo a confronto dell'opera della natura. Questo rapporto con la vita, mi fa sì che a volte cerco di esprimere quello che possono essere i disastri della vita, lo tsunami, i terremoti, no? Tutte quelle cose che sono la fine dell'uomo in un certo momento. E mi interessa non soltanto l'elemento che rotola spinto dal movimento della terra o dal movimento delle acque, mi interessa anche arrivare a come stanno vicino queste opere, no? No? E quindi è una ricerca formale la mia, in quel senso lì, no? Formale. Questi elementi che devono dare un senso certamente di tragedia, no? Di tragedia mi interessano e mi hanno fatto perdere un pochino quello che era la liricità che mi interessava nel lavoro.